Da voi vengono anche anziani che non possono comprare? Certo, io spesso mi ritrovo mio marito a offrire. Siamo una comunità, bisogna darsi una mano, se no chi ce la dà? Io ho la moglie in una struttura che paga 1500 euro al mese. Capito? E prendo una pensione risicata, come fa io? Che ho lavorato 35 anni alla Fiat. Se no, mi dica come facevo. Viene a dare una mano qua. Almeno prendo un cesto di insalato, un coso per mangiare. Quanti anni ha? Farò 87 anni a agosto. Possibile che io debba stare a sacrificarmi per mangiare così, a questa età? Dovrei andare in pensione, però con 500 euro in pensione la vico dura. E io non fumo, se non basterebbe per le sigarette e basta. Che dici? Andare in pensione oggi è un problema, a Firenze come ovunque in Italia. Quanti anni ha? Quasi 64. In che settore lavora? Settore delle mense scolastiche. Ci sono bambini che vanno dai 3 anni ai 10 anni, le insegnanti, i genitori, commissioni mensa, il committente che in questo caso è il comune di Firenze, l'azienda per cui lavori. Tutto questo sempre con il sorriso sulle labbra. Quanti anni ha lavorato lei, signora? Praticamente dal 1988 fino ad oggi è il 2024 e ancora però bisogna alzarsi la mattina 4:45. Un quarto alle 5? Sì, e andare a lavorare perché il lavoro impegnativo, duro. Ci riconoscono dal 2020 i contributi per il periodo estivo, ma sono contributi che non contano a fini economici, quindi la pensione in pratica è quella che è, ecco, legata a quei 9 mesi lavorativi l'anno, perché i 3 mesi d'estate non contano. Di pensione ha già fatto il calcolo quanto prenderà? Diciamo che ad oggi più o meno mi parlano di 900-950 euro. Ciao. Sto pagando ancora un mutuo, quindi spero in un miracolo o spero che chi ci governa abbia appunto qualche ripensamento nell'investire magari un po' di risorse su queste tipologie di pensioni, altrimenti ci troveremo tutti al mercato a sbucciare piselli o pulire fagiolini per arrotondare lo stipendio.